Ciao Impallinati, oggi parliamo di come ottenere un campo per giocare ad Airsoft. Allora ragazzi, quante volte vi siete trovati nella situazione di non sapere dove andare a giocare, di non avere un campo per andare a giocare a soft air? Tantissime sicuramente, non tutte le associazioni hanno un campo dove giocare e spesso ci si incontra su campi di qualcun altro. E quel qualcun altro come avrà fatto ad ottenere quel campo? A volte il campo di un amico, a volte il campo di un contadino e a volte, come è successo per Mauro Baldassarri, che adesso ho contattato e sicuramente voi conoscete su Facebook, perché è uno dei personaggi più curiosi che si possono incontrare, nel senso che non è curioso lui, o forse anche lui è un po' curioso, ma è curiosa la sua mente, che va a cercare sempre le ultime novità, per cui quando c'è una novità su Facebook dei fucili, delle nuove uscite, su qualunque tipo di replica esistente al mondo, lui è il primo che posta. Quindi io l'ho conosciuto così. Ma poi, affrontando vari argomenti, ho scoperto che è stato il primo ad ottenere un campo comunale destinato al soft air. E questo mi ha in qualche maniera attratto, mi ha incuriosito, perché anch'io sostengo che il gioco tattico, il soft air in generale, l'airsoft come vogliate chiamarlo, è un'attività che, proposta nella maniera corretta, viene accettato anche dalle istituzioni, e se c'è la condizione, le istituzioni sono favorevoli a fornire il loro supporto. Ma ci sono dei ma. Andiamo subito a sentire Mauro Baldassarri direttamente da un cont che mi ha mandato. Ricordo a tutti che mi potete mandare dei cont nel formato possibilmente in Full HD, come ha fatto lui. Andiamo a sentire subito cosa ha da dire. Ciao Pietre e ciao a tutti i fan di Satin Game. Allora, per richiedere un'autorizzazione di un terreno di proprietà di un ente locale, c'è da essere molto preparati, perché il comune vuole avere delle certezze, che non dà una proprietà a delle persone che non sanno cosa fanno, e quindi c'è da essere molto, molto preparati per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, se sono presenti rottami, corpi tipo motorini abbandonati, batterie, rotterie, corpi abbandonati, motorerie. Dobbiamo sapere come smaltirli, a chi rivolgerci e a chi a far portare via il tutto, perché questa è una cosa che non dovrà tecnicamente essere un problema per il comune, perché è a carico di chi richiede il terreno. Poi, per quanto riguarda le piante, c'è da sapere accuratamente come vanno potate, il periodo di potatura, quando si possono portare via le potature e a chi rivolgersi per portarle via. Questa è una cosa molto importante, perché gli enti locali hanno molta paura che si dia una proprietà a delle persone che non sanno quello che fanno. Allora, io credo che questo sia uno dei punti fondamentali attorno a cui ruota l'inizio della progettualità, che precede poi appunto l'intervento all'interno dell'istituzione, del privato o di chi possiede le chiavi dello spazio, del posto, del terreno che pensate di occupare in maniera coerente. Vedremo fra poco che ci sono tante dinamiche. Prima di tutto la progettualità, ci deve essere una progettualità a monte che, appunto, come ha detto Mauro, dimostri che sapete quello che state facendo. È ovvio che nessuno vi assegna uno spazio se si arriva e si dice vorremmo spararci addosso con i pallini, bla 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 bla, siamo un gruppo di software e appunto vestiti magari tutti belli militare eccetera eccetera, che entrate e fate questa irruzione in un ufficio comunale dove la gente vi guarderà ovviamente come dei deficienti. No, serve assolutamente una progettualità
coerente, quindi appoggiatevi magari a qualcuno che qualche progetto l'ha già sviluppato per avere l'idea di quale intervento farete su quello spazio. Perché un qualcuno dovrebbe darvi quello spazio? Quali sono i vantaggi che ne riceve? Oltre a essere pieno di pallini quel luogo dopo poche settimane, dopo pochi mesi. Quindi magari la progettualità sui pallini bio, sul fatto il basso impatto ambientale, magari una progettualità legata alla riqualificazione dello spazio, perché quello spazio è abbandonato, perché quello spazio è uno spazio che può essere occupato da persone molto peggio di voi, homeless, o piuttosto che immigrati, piuttosto che appunto persone che rovinano, vandali che possono distruggere quello spazio. La vostra presenza potrebbe rappresentare e garantire una forma di tutela, una forma di controllo, una forma di monitorazione. Queste sono tante parole che però vanno racchiuse all'interno di una progettualità che dice quali sono i fini, gli obiettivi, quali sono i metodi e i sistemi per riuscire a ottenere quello che state proponendo al privato, al comune, all'attività. E poi, secondo me, a cappella, costruire un fine sociale, un fine promotivo generale legato allo sport, all'attività ludica, alla ricreazione, che chiaramente il gioco in generale e anche quello dell'Airsoft rappresentano per la comunità. Sul territorio il comune magari vuole sviluppare delle attività per i propri cittadini, di conseguenza aspetta solo delle offerte che siano interessanti, e magari quella del gioco tattico fatta in una maniera coerente può risultare una cosa interessante. Ma sentiamo come ha fatto Mauro per trovare, e se non mi sbaglio, Mauro, tu hai già trovato altri spazi oltre a quelli che ti hanno già assegnato precedentemente per questo progetto comunale, e ultimamente state facendo un altro tipo di progetto. Adesso attualmente Pio 3 noi abbiamo un progetto nuovo, incrociamo le dita perché è molto complesso, perché è un complesso, una serie di immobili di proprietà della provincia di Macerata che in totale è stato di abbandono, e noi abbiamo saputo tramite vari comuni sindaci della zona che in pratica la provincia sta pagando molti soldi in senso di vigilanza per non avere danneggiamenti e di messa in sicurezza, ossia chiusura delle porte, finestre per evitare infrazioni e danneggiamenti nelle parti interne. Abbiamo preparato una richiesta scritta con il nostro intento che ci prendiamo carico della messa in sicurezza, del mantenimento dell'aria all'esterno e la messa in sicurezza della parte interna, ossia se ci sono porte, vetri rotti. Abbiamo presentato quindi un progetto molto complesso e siamo in attesa di risposte, incrociamo le dita, visto mai che già il nostro progetto primo campo comunale d'Italia ci aiuti. Abbiamo avuto la fortuna che abbiamo il comune di Morrovalle che è disponibile con tutti, chi vuole avere qualche informazione delle squadre di software può tranquillamente chiamare il comune di Morrovalle, parlare con il vice sindaco di Morrovalle, Andrea Staffolani, oppure con Stefano Montemarani, il sindaco di Morrovalle, che sono disponibilissimi a dare una mano per avere tutte le informazioni di guida su questo progetto. E infatti è proprio questo: una volta che si è partiti è sicuramente più semplice poi ottenere una certa fiducia, visto che c'è uno storico che vi rappresenta, che dimostra che non siete dei banfoni, dei quacquaraquà, ma che progettate, fate, realizzate e portate a termine quello che fate. Dopodiché è chiaramente una cosa più in discesa, ma sicuramente anche come anticipavamo prima, è anche importantissimo come ci si presenta di fronte a questi signori. Allora, Mauro, chissà cosa ne pensa. Io mi sento di dire, ragazzi, provateci perché è importante. Non andate a fare la figura delle persone che non sanno cosa fanno e non sanno cosa chiedono. Quindi dovete essere preparati, come vi ho detto prima, perché il comune deve avere una sicurezza che dà una proprietà a delle persone che sanno quello che fanno. E una parentesi, ma molto molto importante,
cercate di parlare con un linguaggio molto base. Non dite uccisi, non dite sparate, non dite, non osteggiate abbigliamento militare e colloqui col comune, perché è la strada peggiore. E cercate di avere un comportamento consono. Con questo ti saluto, Pio 3, saluto tutti i fan di Stuffing Game. Spero che vi sono stato utile. Assolutamente e sì. Chi è che vuole contattarmi per avere ulteriori informazioni, basta cercare M15 Software Team su Facebook. Ciao a tutti. Ciao Mauro. Allora, M15 Software Team su Facebook avere ulteriori notizie per quello che riguarda quella zona dell'Italia. Ma lascio appunto a tutti gli altri il tempo di potermi fare le domande nei commenti per un ulteriore approfondimento. Sicuramente questo non sarà l'unico video che faremo sull'argomento, ma adesso è troppo lungo, ci fermiamo qua per oggi, va bene così, vi lascio riflettere, vi lascio consolidare un po' le idee. Da Pio 3 è tutto, vi ringrazio ancora di avermi seguito, alla prossima, ciao là, impallinati!